L'incontro tra Giovanna e Carlo VII si è svolto in presenza di cortigiani, uomini d'armi e cavalieri. Dio vi doni lunga vita, gentile Delfino. Perché io? Guarda come sono vestito. Perché dovrei essere io chi chiami gentile Delfino? Io so che sei tu, il vero erede di Francia e figlio del re. Poi c'è stato un incontro riservato tra la Pulcella e Carlo VII. I due si sono detti delle cose e Giovanna deve aver rivelato una o più cose che hanno impressionato il Delfino. Giovanna possedeva una tale capacità di convinzione, un tale carisma. Era un personaggio straordinario. Ho grande fiducia in lei. Ella mi ha detto un segreto che nessuno può sapere, ad eccezione di Dio. Sì, ho fede in lei. E finalmente Carlo VII, di natura prudente e scettico, fiacco e demotivato politicamente, afflitto e privo di personalità, si lascia sedurre dalla forza di Giovanna, dal suo incredibile carisma. Ma tutto ciò si trasforma alla corte del Delfino di Francia in una bomba politica non priva di conseguenze. Storicamente parlando, noi non possiamo ignorare il fatto che la cosa è piuttosto strana e quindi dobbiamo anche accettare, in linea di ipotesi, perché non ne abbiamo prove, che Giovanna fin dall'inizio sia eterodiretta, non da Dio, dall'Arcangelo Michele o dal diavolo, ma si è eterodiretta da una delle due parti, delle due fazioni che si contendono i favori e l'ascolto del Delfino, una fazione. Quella che si potrebbe chiamare la corrente della diplomazia a tutti i costi. Che non è quella che potrebbe aver inventato Giovanna, che è piuttosto favorevole all'intesa tra il Delfino e il Duca di Borgogna e che consiglia il Delfino di non infilarsi sul terreno dello scontro aperto. E poi quella che potremmo definire della supremazia militare, della lotta all'invasore. E l'altra fazione invece che vuole la guerra per cacciare il re di Francia e d'Inghilterra dal suolo inglese, la guerra per assegnare il regno di Francia definitivamente al Delfino e quindi in realtà lo scontro con il Duca di Borgogna che è il vero ago e la bilancia di tutto. Alla corte di Chinon è arrivato il momento della riscossa. La notte della campagna francese si illumina dei bagliori di nuove armature e di rinnovati entusiasmi. A capo dell'armata della fede contro la corte d'Inghilterra, Giovanna. Obiettivo immediato, uno soltanto, Orléans. Orléans è la prima città, la più grande città della parte di Francia in mano al Delfino. È la città dove esiste il grande ponte in pietra che collega le due parti della Loira. I ponti in pietra, soprattutto su fiumi grandi come la Loira, non erano comuni nel tempo, quindi un punto strategico di grande importanza strategica. Orléans è assediata dagli anglo-borgognoni. Dopo la festa per l'invenzione della Santa Croce e dopo alcuni tentativi andati a vuoto, il miracolo sta per compiersi. Correva l'anno 1429. Orléans, dall'ottobre del 1428, era assediata dagli inglesi che avevano costruito intorno alle mura della città una serie di roccaforti dette bastiglie. Attacchiamo da ovest, porta di Parigi. Non si trattava di un assedio completo. Il campo principale, 1 contro 50? Tu vanicci. Diciamo che la città era accerchiata a nord, a ovest e a sud, ma la parte ad est rimaneva libera. Si ritorna su sempre. La riva sud. Dunque non si trattava di un assedio completo e le provviste potevano ancora entrare in città. Le Tourelles, la Bastia all'estremità del ponte. È impossibile.
Anche là noi siamo troppo in pochi. Esisteva una resistenza interna e bisognava attaccare dall'esterno per stringere tra due fuochi il nemico, l'assediante. Se riuscissimo a prendere la Tourelle, la Bastia a capo del ponte, si sblocca la via del sud. Il loro assedio si disorganizza. Ma niente sogni. Spiegatemi. Ma Giovanna non ha preso questa decisione. È riuscita a convincere i militari che non era quella la strategia da seguire. Non ci arriveremo fin là. Ci arriveremo. Bisognava entrare nella città, rinforzare la guarnigione, e così è stato fatto. Siamo ormai alla fine di aprile del 1429. E Giovanna d'Arco, grazie al suo incredibile carattere, al suo genio militare, decise di non aspettare i rinforzi che forse sarebbero arrivati, ma forse in ritardo, e di attaccare dall'interno l'accerchiamento fatto dagli inglesi, a partire dall'interno dunque. Quindi l'assalto alle bastiglie degli inglesi, con la Pulzella in prima linea. E Giovanna fu anche ferita. Fu ferita in tutto 3 volte. Ferita, ma non sconfitta. Il dolore nel nome di una bandiera. Ecco, Giovanna aveva una bandiera, come è noto. Io modificherei leggermente questo discorso. Giovanna non aveva una bandiera, Giovanna era la bandiera. Giovanna parlava alla gente, parlava alle truppe. Giovanna riesce a prendere questa accozzaglia di gente armata, ma anche disorganizzata e demotivata, senza particolari strategie belliche. Da anni le truppe del regno di Bourges, senza vigore e senza fede, cercano di tenere testa agli inglesi. Ma poi arriva Giovanna. Riesce a ottenere che questa gente non bestemmi più, che questa gente digiuni durante la Quaresima. Cioè Giovanna ne fa un'armata santa. Santa l'armata fedele a Giovanna e al Delfino di Francia, ma anche santo l'obiettivo della lotta. Ora è necessaria un'investitura ufficiale nel nome di Dio e con il sigillo dell'olio santo. Correva l'anno 1429. Giovanna riesce a convincere Carlo VII e la sua corte che la soluzione migliore era quella, anche se la più ardita, la consacrazione nella cattedrale di Reims. In pieno territorio anglo-borgognone, a Reims, nella città dove anche la popolazione era a sua volta anglo-borgognona. Ma Giovanna è assolutamente convinta che un re di Francia è veramente tale solo se viene consacrato a Reims. Per il sentimento diffuso che Giovanna incarna, è re chi è unto con il sacro crisma dell'ampolla secondo il rito avviato dal vescovo Remigio. È re chi cinge la corona benedetta sull'altare. Per avere la corona di Francia bisogna avere l'assenso dei grandi, degli aristocratici del regno. Ma per essere veramente re bisogna andare a Reims, essere incoronati dall'arcivescovo di Reims, dopo essere stati unti con l'olio conservato nell'ampolla che misticamente Dio ha inviato al primo re dei Franchi, a Clodoveo, quando Clodoveo si è cristianizzato, si è convertito. Accipe coronam regni, in nomine patris, et fili, et spiritus sancti. La consacrazione ha luogo nella cattedrale di Reims, una consacrazione improvvisata e frettolosa, il 17 luglio 1429. Giovanna era lì accanto al suo re, con il suo stendardo in mano, così come nella cattiva sorte c'era anche nell'onore. Jeanne, su via, alzati. Gentile re, è fatta. La volontà di Dio è eseguita.
Egli voleva togliessi la sedia alla città d'Orléans e che vi portassi in questa città di Reims per ricevere la consacrazione. Ho mostrato che siete il vero re, colui al quale il regno di Dio deve appartenere. Giovanna vuole continuare la lotta, ma da questo momento in poi lo scenario non è più lo stesso. Le esigenze della politica e della diplomazia spingono Carlo VII, su consiglio di una parte del suo entourage, a trovare un accordo con il duca di Borgogna. Ebbene, signori di Borgogna, cosa ne pensate della cerimonia? Un po' improvvisata, ve lo concedo, ma date le circostanze che voi conoscete e di cui mi dispiaccio quanto voi, cos'altro fa? Giovanna sta per diventare solo uno scomodo ingombro sulla via delle alleanze. L'idea di Giovanna quindi di continuare la guerra anche quando si capisce che ormai basterebbe un accordo col duca di Borgogna per risparmiare tempo, vite umane e ricchezze è un'idea veramente strana. E da allora, dall'indomani dell'incoronazione di Reims, o meglio, dalla battaglia di Patè, nell'agosto del 29, le cose cominciano ad andare progressivamente peggio per Giovanna. Giovanna si sente sempre più isolata. Per Giovanna è l'inizio della fine. E lo scenario dove si compie il declino di Giovanna d'Arco è il castello di Surly-sur-Loire, che è appartenuto a Georges de la Trémouille. Qui Giovanna passerà lunghe settimane all'inizio del 1430. Un'atmosfera cupa e irrespirabile per Giovanna. Ma ad un certo punto Giovanna non ce la fa più e senza nemmeno prendere congedo dal re, affronto gravissimo questo, lascia il castello insieme ad una manciata di fedeli compagni. Giovanna è fuggita verso il suo progetto di rivincita. Assale Parigi nel giorno della festa della grande protettrice di Parigi, che è la Vergine, l'8 settembre. E naturalmente l'attacco gli va male, lei viene ferita. Quindi a questo punto Giovanna è segnata da Dio. Giovanna ha compiuto qualche cosa, un peccato di orgoglio, qualche cosa che l'allontana da molti dei suoi stessi sostenitori. Da allora comincia la caduta, che poi finirà in quella sorta di farsa, di Compiègne. Sola, con il suo destino e le insidie della diplomazia, in una parola, Compiègne. Compiègne, che era stata ripresa da Carlo VII nel 1429, l'anno prima e in seguito ad una tregua tra Borgognoni e Carlo VII, la città era tornata in mano ai primi, quindi era ridiventata inglese dopo un assedio contro la città. Buio, silenzio, sconfitta e paura. In una parola, ancora Compiègne. Farsa di Compiègne, perché in realtà Giovanna sarà sì catturata dai borgognoni, ma par di capire che in fondo il suo re l'ha venduta ai borgognoni, i quali borgognoni poi a loro volta esitano a consegnarla al governatore di Reims. Le ragioni della politica, le spinte della diplomazia, gli interessi della Chiesa sembrano tutti riuniti come d'incanto contro una giovane pulzella di nome Giovanna. Il processo contro di lei sta per iniziare, frutto perverso di un voltafaccia del suo re. Le accuse ora sono dure, radicali, estreme, violente. Giovanna d'Arco era sospettata di eresia, di violenza, di crudeltà. Era sospettata di non sottostare all'autorità ecclesiastica. Era tenuta sotto controllo dal vescovo Cochon, vescovo di Beauvais, e controllata dalla facoltà di teologia dell'Università di Parigi, che ha subito reclamato Giovanna come prigioniera della Chiesa, chiedendola al suo carceriere Jean de Luxembourg, che la considerava invece prigioniera di guerra. Ma vista la dimensione religiosa che la circondava, per lottare contro l'eresia che dilagava intorno alla figura di Giovanna, l'Università di Parigi, probabilmente spinta anche dal governo inglese, reclamò Giovanna d'Arco perché fosse giudicata secondo le leggi religiose del Tribunale dell'Inquisizione.
L'antivigilia di Natale, la prigioniera Giovanna d'Arco giunge a Rouen, luogo stabilito per il processo inquisitoriale. Il 3 gennaio Enrico VI, re di Francia e d'Inghilterra, emana una lettera nella quale informa la cristianità di aver fatto arrestare la donna che si fa chiamare Giovanna la Pulzella e di farla custodire dal suo amabile e fedele consigliere, il vescovo di Beauvais, giudice ecclesiastico. Sei giorni dopo, il 9 gennaio, Cauchon apre il processo. Correva l'anno 1431. Il tralcio non può portare da solo frutti se il medesimo non rimane attaccato alla vigna. Il processo si basa su capi d'accusa religiosi, unicamente su imputazioni religiose. I giudici appartengono tutti al clero. Maga, eretica, scismatica. In nomine Domini. Amen. Tu, Jeanne, detta volgarmente la Pulzella, deferita davanti a noi, Pierre, per la misericordia divina, vescovo di Beauvais. Probabilmente è Pierre Cauchon che organizza tutto, che guida tutto con grande abilità, ma si tratta comunque di religiosi quasi tutti francesi. Sei colpevole di blasfemia, di vana tracotanza, di idolatria, di ricusazione del tuo sesso e dei vestimenti che gli sono propri. Ora pentiti, abiura le tue colpe. Cauchon era favorevole ai borgognoni, ma allo stesso tempo era consigliere politico della doppia monarchia. Era quindi molto vicino al duca di Bedford, che aveva finanziato il processo e aveva fornito il luogo dove svolgerlo, e cioè il castello reale di Beauvais a Rouen. I carcerieri di Giovanna erano inglesi, i giudici invece erano tutti francesi. A partire dal 21 febbraio, Giovanna viene interrogata 6 volte in pubblico e una decina di volte nella sua prigione. Alla fine di marzo, il promotore della causa, cioè la pubblica accusa, presenta al collegio giudicante un libello in cui riassume i 70 capi di imputazione a carico della Pulzella. Il mese di aprile trascorre fra le consultazioni di teologi e giuristi. E il processo dura alcuni mesi, praticamente, dal febbraio fino al marzo-aprile in modo morbido, interrogatori, momenti di pausa, eccetera. E poi dall'aprile al maggio in modo più serrato, perché a un certo punto evidentemente gli inglesi si stancano di questo tira e molla. Ai primi di maggio dell'anno 1431 Giovanna viene ammonita più volte perché si penta e confessi le sue colpe. Le pressioni sono enormi. Il 9 maggio viene addirittura minacciata di torture fisiche. Giovanna è impaurita. La registrazione del processo da parte dell'accusa è stata onesta e obiettiva. D'altra parte si conoscono anche le domande e le risposte di Giovanna. Giovanna, lei si considera in stato di grazia? Se non ci sono, Dio mi ci metterà. Se ci sono, Dio mi ci conserverà. Ripeti semplicemente dopo di me le parole che vado a proferire. Voi vi date parecchio da fare per ingannarmi. È in imbarazzo. È mal consigliata, anzi non è affatto consigliata. Non ha avvocati. Si difende da sola. Abiura? Non so proprio cosa vuol dire. Ciò vuol dire rinuncia solennemente a certi tuoi detti e fatti. Se io li devo abiurare o no, mi rimetto alla Chiesa Universale. A poco, con qualche contraddizione, con qualche esitazione, in particolare sulle voci e sulle visioni, sulle apparizioni, sembra che si prenda addirittura gioco del tribunale di fronte a lei. Il più delle volte le domande, quelle che ci sono pervenute,
sono formulate in modo anonimo. Sappiamo chi è che risponde, Giovanna d'Arco naturalmente, ma non sappiamo chi è che la interroga. Sono spesso domande formulate da diverse persone, tutte anonime, domande che vanno avanti e indietro nel tempo, di qua e di là, senza un filo logico o cronologico, costruite in modo tale da far cadere Giovanna in contraddizione. Sentite spesso quella voce? L'avete sentita ieri? Cosa stavate facendo? La voce era nella vostra cella? Avete ringraziato la voce e vi siete inginocchiate? Ve l'ha proibito la voce? Cosa vi ha detto la voce quando vi siete svegliati? Questa voce viene da Dio? Perché questa voce non parlerebbe al vostro re come fa con voi? Vi credete in grazia di Dio? Se non ci sono, che Dio mi ci metta. E se ci sono, che Dio mi confermi. Questo processo è lungo, è gravoso, gravoso fisicamente. E Giovanna è stanca e malata. Malata e stanca, e forse convinta di dover abiurare. Eppure... C'è una tesi nei confronti della quale io direi che storicamente bisogna essere molto rispettosi, secondo cui Giovanna in fondo si sarebbe anche piegata, però hanno messo in scena un suo non pentimento. Quando ti sei rivestita da uomo? Da poco tempo. Perché quell'abito? Chi te l'ha fatto riprendere? Se voi vi ostinate, se tu ti ostini, tu non appartieni più alla Chiesa. Questo è l'argomento usato per convincere Giovanna, in estrema sintesi. E allora Giovanna cede, per così dire, firma la sua abiura e afferma: io mi sottometto alla Chiesa, accetto l'idea che le mie visioni mi hanno tradito, quasi al di là della mia volontà. Nessuno m'ha obbligata. È perché io ho voluto. Per quale ragione hai ripreso quell'abito? Sono in mezzo a uomini. Fintanto che sarò tra loro, io lo riprenderò. La soluzione A è: Giovanna si pente, dichiara di aver avuto un momento di debolezza, ma che in realtà le sue voci erano veramente divine e la sua missione era veramente quella che essa aveva detto, e a questo punto gli inquisitori sono con le spalle al muro, perché questo teologicamente significa essere relapsi, cioè essere ricaduti nell'errore dal quale ci si era emendati. E allora l'inquisizione non può più far nulla. L'inquisizione deve dire: questo è reo ostinato, contumace, noi spiritualmente non possiamo più aiutarlo, lo consegniamo all'autorità secolare. Ma l'autorità secolare ha il suo codice. L'eretico commette un crimine che va punito con la morte sul rogo. Ho ripreso quest'abito perché la promessa che mi avete fatto non è stata tenuta. Mi prometteste che avrei potuto andare alla messa e ricevere il corpo di Cristo. Mi prometteste che mi avrebbero tolto i ferri. Io sono convinto che l'eliminazione fisica, gli inquisitori e in particolare il vescovo Cochon, che odiava Giovanna per tanti motivi, non la volessero. Quindi sono convinto che gli inquisitori hanno fatto quasi fino in fondo il loro dovere. Se hanno peccato, hanno peccato in debolezza. E quindi il vero intimidito non è stato Giovanna, ma è stato il vescovo Cochon. Però il risultato è che questa ragazza, nonostante avesse confessato e si fosse sottomessa, viene rivestita da uomo, viene fatta oggetto di una tragicommedia e viene spinta con un processo sommario quasi sul rogo. Giovanna viene condotta a rogo sulla piazza del vecchio mercato di Rouen mercoledì 30 maggio. Signore Gesù, San Michele, Santa Margherita, Santa Caterina. Dove sarò questa sera? A piedi nudi, con il passo incerto e il cuore gonfio di paura, ha già ricevuto la confessione. Domando perdono a tutti. Ai francesi,
agli inglesi, agli altri. Perdonatemi tutto quanto il male che vi ho fatto, servendo il mio re, il re dei cieli. Io vi perdono tutto il male che avete fatto a me, che ora mi fate. Vorrei una croce. Mi si può dare una croce? Gente della chiesa, fate ognuno dire una messa per me, così che sia salva nella vita eterna. Le viene consegnata una croce frutto della pietà di un soldato inglese, ma a Giovanna non basta. Portatemi un'altra croce, una grande, che io possa vederla fino alla fine. Voglio vedere la croce. È l'atto finale di una storia durata pochi anni, ma destinata a rimanere nella memoria collettiva per molti secoli a venire. Si è concluso tutto, il disegno divino e il compito affidato dalle voci a Giovanna. Si è conclusa la vittoria del delfino Carlo VII, la diplomazia e gli interessi politici hanno avuto il sopravvento. Si è concluso il processo con le accuse, le minacce, le prove e le ricusazioni. È finita. Pochi minuti separano il corpo della pulzella di Orléans dal tragico rogo di Rouen. Correva l'anno 1431. Eretica, recidiva, apostata, le accuse scritte sul capo perché siano monito per tutti. E quindi strega, demoniaca, scismatica, contro la Chiesa, contro la sua autorità. A 19 anni il fuoco irrompe nel suo corpo. Il mondo stesso sembra bruciare intorno al dolore di Giovanna. Quando non c'era più alcuna possibilità di salvarla, Giovanna avrebbe fatto, o ha fatto, delle ulteriori ammissioni, una seconda abiura, conservata al di là del processo, tra gli atti del processo, ma non all'interno dello stesso, comunque negli stessi manoscritti. È quella che viene chiamata, a torto o a ragione, informazione postuma. In questa informazione postuma, Giovanna dichiara, dice, «Sì, so che è tardi, so che morirò e che sto per subire la pena del fuoco, ma esito, ma non sono più sicura di me e non escludo che le voci mi abbiano ingannato». Nel 1456, dopo 15 anni, Giovanna d'Arco è stata riabilitata durante un processo formale. Nel ricordo dei posteri è rimasta bambina e soldato, donna e martire, profetessa e visionaria, devota e ribelle, patriota e santa. Questo racconto è dedicato a tutte le donne che, come lei, hanno scritto nel vento la storia. Ne sono sicuro, se dovessimo eleggere un personaggio del millennio, ancorché ce ne sono molto più importanti di lei, Giovanna d'Arco sarebbe un punto di convergenza per tutti, sarebbe lei ad essere eletta. È strano, no? Non era una grande della storia, però per una serie di coincidenze e anche per una serie di misteri intorno al suo personaggio è rimasta nelle fantasie collettive come qualcosa di unico, di assolutamente e fuori da tutto importante, più importante di quelli che abbiamo conosciuto come grandi condottieri, grandi capi di Stato, grandi rivoluzionari e via dicendo. Perché? Una ragazza di cui non si sa bene neanche l'età, quando fosse nata, quando è morta, che quanti anni avesse. Non si sanno, non sono chiariti del tutto alcuni aspetti del suo processo, non si capisce se avrebbe o no potuto sottrarsi
a quel rogo che l'Ars Eviva, probabilmente, sottolineo probabilmente, prima che compisse 20 anni, prima che entrasse in quella che era considerata fino a pochi anni fa la maggiore età. Non si capisce la sua ostinazione a tenere quei vestiti da uomo, forse anche il mistero di questa donna che anche uomo contribuisce ad alimentarne il mito, ma è un fatto che da allora, dalla sua morte, prima ancora della sua riabilitazione, Giovanna è stata un mito per tutta l'umanità. E persino nell'ultimo secolo, nel Novecento, il secolo dei grandi totalitarismi, il secolo forse più drammatico, fra i più drammatici del millennio, quello delle due guerre mondiali, degli scontri, di una lunga e complessissima guerra civile che ha travagliato l'Europa e il mondo per 100 anni, persino in questo secolo, dicevo, Giovanna è stato un mito per tutti. Ha appassionato le suffragette americane che chiedevano l'intervento degli Stati Uniti nella Prima Guerra Mondiale e poi, nell'età dei fascismo e del comunismo, è stata amata da fascisti e da comunisti. Era sulle insegne di quei fascisti francesi che andarono a combattere assieme ai tedeschi in Russia, di quelle legioni, ma era anche dal 1931 l'eroe prediletto di uno scrittore comunista, Bertolt Brecht, che ne fece in Santa Giovanna dei Macelli l'eroina tipo che si batteva contro la mafia, i poteri forti, avremmo detto oggi, i poteri forti di Chicago. E poi nel dopoguerra è stata il personaggio simbolo della resistenza francese di De Gaulle, ma oggi è il mito, è sulle bandiere del fronte nazionale di Le Pen. È il mistero di Giovanna d'Arco. Sono convinto che sopravviverà il millennio e che rimarrà un mito, un grande mito per secoli e secoli a venire.